professionista. Bene, ora è il momento di spostarci nella nostra cucina, la cucina di campo, perché è il momento di scoprire i protagonisti dell'antica locanda. Loro sono marito e moglie, vengono dalla Basilicata, Pino Golia e Mina Amodio. Ciao, scusate, ma io quando sento questi profumi comincio ad andare subito in difficoltà. E quindi profumi, ma quanta roba avete portato? Allora, che fate? Noi facciamo oggi il mischiglio. Devi sapere che il mischiglio è una farina tradizionale della valle del Serrapotamo. Serrapotamo, sì. E non sta in Mesopotamia? Guarda, veniva considerata la piccola Mesopotamia. Non lo sapevo, però vi confermo che sono quasi geniali in certe uscite. Sì. Ma pensa te, ma guarda che era meglio Fanterna all'otto questa concetta. Beh sì, ci credo. È andata bene così. Sì, veniva considerata la piccola Mesopotamia, dove era fiorente l'agricoltura. Ma pensa te. E i mezzadri che all'epoca, come ben sai, il grano lo dovevano portare al signorotto del Certo, certo. Ecco. Avevano la quota fissa, sì, da dare. Sì, la quota fissa. Loro si sono adoprati usando non solo quella piccola parte di grano che gli veniva data. Che gli restava di fatto. Sì, no? E usavano in un qualche comune grano e fave, in qualcun altro ceci e grano. Cioè integravano il grano con, sì, con qualche legume, con qualche farina. Che oggi è diventato invece molto di moda, perché nelle diete, per esempio, sì, queste farine sono ricercatissime. Benissimo, benissimo. Anzi, ti dirò di più. Questi comuni, che sono Chiaromonte, Fardella, Calvera e Teana, hanno stilato un protocollo d'intesa, anche perché adesso non è più il problema l'impoverimento economico, è l'impoverimento demografico. Ah, certo. Quindi questo aiuta questi paeselli, sì, che rischierebbero di spopolarsi, di ritrovare nuova economia. Di ritrovare nuova. Senti, tua moglie intanto va avanti, perché le donne stanno avanti come sempre. Sempre. Che ha messo? Che hai messo nel sugo, allora, l'olio? Ho messo l'aglio e il peperone macinato. Ah, il peperone macinato. Peperone di Senise. Capito. Allora, questo diventerà una sfoglia e poi diventerà una sorta. No, diventeranno. Innanzitutto verranno. Ti faccio vedere. Appunto, perché lì abbiamo visto già. Sì, vedi, verranno fatti così momentaneamente. Per una questione di tempo. Ma certo, ma ti chiaro. Faccio vedere, eccoli. Alla fine verranno fatti i rascatielli. Rascatielli, possiamo considerarli un antico parente delle orecchiette? Ma no, è tutto diverso, perché il rascatiello. Ci ho provato, è andata male. L'orecchietta viene fatta con un dito, e i rascatielli vengono fatti o a due dita o a tre dita e, ragazzi, prendono il nome. Orecchiette, purtroppo, tre dita più ci mettono. Quindi stanno purtroppo un po' più avanti. Ma sai perché venivano fatti così larghi? Perché intrattenevano maggiormente. E certo, è come dire. Ecco. Intanto tua moglie, zitta, che mi metti dentro? Perché Cacio ricotta. Sì, sta facendo. Perché cacio ricotta? Perché ha questo nome? Cacio ricotta perché c'è la sieroproteina dei formaggi, la caseina dei formaggi e la sieroproteina della ricotta. C'ha una stagionatura massima, va consumata in 3 mesi, altrimenti poi diventa molto duro e salato. Allora, in quel caso però non si butta, cioè viene. No, assolutamente, in cucina non si butta, tant'è che oggi abbiamo ideato, facciamo il mischiglio, giusto? Mischiglio sta per miscuglio? Sì, miscuglio di farine. Facciamo un piatto con un pane raffermo, quindi abbiamo preso la mollica di pane raffermo, l'abbiamo passata, di solito si passava dentro il colapasta, dopodiché veniva fritta dentro la polvere di peperone di Senise. Capirai, vedi? Ma guarda. È la mollica di pane, è quella lì bianca. Cioè, da qui diventava, sì, questo attraverso la, sì, frittura. Viene ambrata così, ma che con aglio, peperone fino, e dopodiché veniva, vedi, viene impiattato. Sentire che profumo. Guarda. Ah. Dopodiché. Ancora. Sì. Cacio ricotta abbondante. Come se piovesse. Come se piovesse, giusto. Dopodiché della mollica. E qui dà l'elemento anche croccantezza, giusto? Sì, ma la croccantezza maggiore, senza nulla togliere agli altri ingredienti. Ho capito. Il crusco.
Il crusco perché peperone essiccato, quando viene fritto, senti? Allora, no, io sento il crunch, ma sento anche un profumo, ripeto, di quelli proprio che non lasciano indifferenti. E questo è un piatto straordinario. Ecco. E qui stiamo parlando povero, di un piatto ex povero. Allora, su questo ne abbiamo già parlato. Sì. I piatti considerati poveri un tempo, oggi sono diventati piatti gourmet. Sì. Perché c'è la tradizione, l'eccellenza dei prodotti, la sapienza di chi li prepara. Certo. E soprattutto c'è la bontà quando si gustano. Qui sono piatti straordinari. Sì. Complimenti, complimenti. Mentre qui, oh, ecco, sai... qui, io pensavo che... Mi ha portato Pino un panino perché mi ha visto un po' sciupato. Ecco, effettivamente sono un po' sciupato, però vabbè. In questo, questo periodo, è il paninozzo, quello che... Sì, in questo periodo le mie parti si miete. Si miete un pochino più tardi perché siamo a 927 metri di altitudine. Ora, questi qua di solito era il desinare dei cosiddetti mietitori. Prendevano le patate di Casa del Conte. Casa del Conte è una frazione del comune di Terranova. C'è la, è la buccia rossa, patate e all'interno... Rossa. La pasta gialla. Buoni, viene messo insieme alla cipolla, la cipolla è cotta o cruda? La cipolla, la cipolla viene cotta insieme alle patate. Capito. Con la salsiccia, stiamo parlando di quelle meraviglie, quella lì che tra l'altro veniva conservata dentro la sugna, il colore rosso. Allora, Pino ricorda che cos'è la sugna, perché la a casa sugna... penso che sia una cosa negativa, è una cosa straordinaria. No. La sugna, appunto, un tempo era il grasso del maiale, veniva sciolto e veniva messo la salsiccia all'interno. Uno dei grassi più nobili che ha il maiale, è un piatto meraviglioso. No, siccome c'è di Filippo che fa le faccette perché lo vuole mangiare lui, io non glielo darei. Comunque, ecco, se si comporta bene, vediamo. Certamente. Grazie, grazie, grazie. Prego. Siete stati splendidi come al solito. E ora...